Ciao e benvenuto in questo mio quarto video sulla guida a Caden Live. Anche in questo video farò vedere una breve panoramica di alcuni dei comandi più usati di questo video editor. Di Caden Live sicuramente più utili dal punto di vista della creatività durante il montaggio di un video è costituito dalle risorse sulla rete. Per accedere alle risorse sulla rete occorrerà andare in progetto, cliccare su risorse della rete e si aprirà una finestrella. In questa finestrella si potranno selezionare tre librerie. Una libreria audio collegata a freesound.org che però dall'estate del 2015 sono venuti a cadere gli accordi che aveva Caden Live con questo sito, per cui non dà la possibilità più di scaricare musica. Però fondamentalmente si può andare direttamente nel sito Freesound e scaricare i brani gratuitamente e senza copyright, tutti i brani che servono. Una seconda libreria di video totalmente gratuiti e senza copyright, e una galleria di clip art, anche questi senza copyright. Un'altra funzione che voglio segnalare è quella delle note sul progetto. Praticamente sotto la finestrella delle clip, cliccando sul tastino note sul progetto, si aprirà un'altra finestra sopra quella delle clip dove sarà possibile prendere annotazioni dello sviluppo del progetto, e cliccando all'interno di questa finestrella con il tasto destro del mouse si aprirà un'altra finestrella che darà la possibilità di inserire il timecode corrente, ovvero posizionando il cursore della timeline determinato punto della clip che a noi interessa e inserendo il timecode possiamo in qualsiasi momento, cliccando sul link nella finestrella delle note, richiamare quel punto in qualsiasi momento. Altra funzione importante è quella dell'impostazione del layout. Andando in alto sul menu Visualizza occorrerà cliccare su Salva Layout Come. Si aprirà un'altra finestrella e potremo inserire il nome del layout. Il layout non serve altro che la schermata di Caden Live dove stiamo lavorando. Una volta memorizzato il nostro layout possiamo modificare la nostra schermata come meglio crediamo, e quando vogliamo tornare indietro basterà andare sempre sul menu visualizzazioni e ripristinare il layout originale. Un'altra caratteristica utile per l'utilizzo di Caden Live è la possibilità di poter spostare le finestre in tutto lo schermo. Altra funzione utile è quella delle scorciatoie da tastiera, che mi consente di modificare il mio cursore direttamente da tastiera, per cui premendo il tasto X il mio cursore si trasforma in forbici, cliccando il tasto M si trasformerà nella freccia per spostare l'intero progetto, e cliccando sulla lettera S si trasformerà nella freccia del cursore normale di selezione normale di Caden Live. Cliccando sulla barra dello spazio avvierò o fermerò la riproduzione del video nella finestrella a destra, e selezionando una clip e posizionando in un
determinato punto di essa il cursore della timeline, cliccando contemporaneamente il tasto Shift e il tasto R posso tagliare la clip in due parti. Anche per questo video è tutto, spero che ti possa essere utile, spero che tu voglia mettere mi piace sotto questo video, spero che tu lo voglia condividere sui tuoi social e che se non l'hai già fatto ti voglia iscrivere al mio canale YouTube. Ciao!